partiamo proprio da nome e cognome. Chi sei? Chi sei e cosa fai? Sì, buongiorno, sono Sergio Brida, sono un agronomo, lavoro nel mondo del tappeto erboso e dell'ortofloroiuaismo da ormai una quarantina d'anni, sono tanti. Ho lavorato per qualche multinazionale legata appunto al mondo dei fitofarmaci e del tappeto erboso e dei fertilizzanti e oggi da qualche anno ormai ci stiamo, come dire, stiamo approfondendo l'argomento legato ai microrganismi e tutto quello che la natura riesce a fare al posto o insieme ai mezzi tecnici ideati dell'uomo. Lavoro in Bottos da ormai una decina d'anni più o meno, con grande soddisfazione perché trovare oggi un'azienda che oltre al prodotto ha anche una visione rappresenta davvero un plus, soprattutto per chi dopo 40 anni, alla mia veneranda età, è già piuttosto stanco, quindi perde l'entusiasmo. In Bottos devo dire che ho ritrovato l'entusiasmo che mi ha fatto partire e col quale oggi siamo arrivati a questo punto. La mia esperienza riguarda oggi il campo ovviamente dei fertilizzanti, dove siamo stati piuttosto presenti, anche siamo tuttora presenti anche nel campo dell'agricoltura professionale, con una serie di prodotti che vanno dai concimi minerali, gli organo minerali, i lente scissione, scissione controllata, i fertilizzanti idrosolubili e i microrganismi di cui parlavo prima. C'è poi una parte che per quanto riguarda Sergio non voleva assolutamente dire, ma Sergio è anche un musicista, è stato un musicista di una certa rilevanza, mi ha addirittura parlato di un concorso musicale a Bologna negli anni del FIBA, negli anni d'oro del FIBA. Concordo. E quindi siccome sono musicista anch'io mi aveva incuriosito questa parte Sergio, parliamone. La grande differenza è che tu sei musicista, io facevo chitarra d'accompagnamento e voce solista, quindi più che definirmi un musicista potrei dire insomma ecco un frontman in quel senso là. È stata una bellissima esperienza che mi ha portato a, come dire, a realizzarmi negli anni dell'università. Per me la carriera universitaria era finita perché avevo qualche successo in questo senso, abbiamo fatto qualche disco eccetera, ma poi mi sono trovato nella difficoltà di gestire le serate al posto prova, il concerto e l'indomani mattina dover andare dai videoisti. E devo dire col senno di poi che forse ho fatto la scelta giusta, perché oggi questa scelta mi ha pagato, mi appaga. A me stare in agricoltura, nel campo insomma del tappeto erboso eccetera, per me è un piccolo rimpianto, c'è sempre. Ancora c'è qualcuno che mi ferma per strada e dice: ma tu sei? E io mi diverto a dire no, non sono assolutamente, stai sbagliando persona. Grande Sergio, alla prossima. Grazie, ciao. Arrivederci.